Promessa mantenuta? Mi sembra del tutto evidente che quello fosse, diciamo, un sottoprogramma di governo, no? Però il tema dell'euro. Sì, cioè era chiaramente una roba in cui due forze proprio antropologicamente diverse, ma insomma non occorre andare troppo indietro, no? La Lega a sud di Perugia non interloquiva neanche, d'altra parte il Movimento 5 Stelle. Insomma, due forze molto diverse hanno avuto l'opportunità di governare e hanno detto vabbè, proviamoci, dai, facciamo questo contratto. Il contratto però che cosa vede? Vede una forza politica come la Lega, che è un partito vecchio stile, cioè una forza politica fondamentalmente identitaria e radicata moltissimo a centrodestra. Tutto il bacino, guarda, a Torre Maura, in tutti voi avete mandato dei servizi bellissimi nelle settimane scorse, no? Non ha mica vinto Casa Pound in quei posti lì, ha vinto la Lega. Quindi l'elettorato di Casa Pound se l'è preso tutto la Lega. Allora l'elettorato di destra di questo paese è tutto lì. E la Lega è un partito, diciamo, della vecchia Repubblica, della prima Repubblica, che tra l'altro ha anche qualche problema, diciamo, consistente dal punto di vista finanziario, perché ci sono sempre quei 49 milioni scomparsi, insomma, diciamo, non è proprio completamente immacolato, che si è, come dire, radicato nel nuovo vecchio centrodestra, il vecchio elettorato di centrodestra. Se tu fai la somma dei voti di centrodestra negli ultimi anni, più o meno l'elettorato è sempre quello. Quelli che sono scomparsi sono i voti di centrosinistra. Cioè, la cosa veramente nuova dal mio punto di vista nell'analisi del voto oggi è che un tempo si diceva che quando c'era l'astensione era un problema per la destra, perché l'elettorato di centrosinistra militarmente andava a votare. Adesso, se tu fai il conto guardando le scorse europee, le scorse politiche, tu vedrai che cambiano le forze politiche e i loro nomi, ma più o meno da Fratelli d'Italia alla Lega, passando per Forza Italia, l'elettorato di centrodestra è più o meno ancora quello. L'elettorato del Movimento 5 Stelle si è ridotto perché molti sono tornati a destra e qualcuno anche a sinistra, ma chi ha veramente perso è il Partito Democratico, che ha perso moltissimi milioni di voti, 5 milioni di voti, e l'astensionismo, chi non è andato a votare non ha votato PD. Quindi questo vuol dire che cosa vuol dire guardando le tracce? Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel corso degli anni, degli ultimi anni, l'elettorato di sinistra ha perso casa, cioè non trova più la sua casa, non c'è più il suo posto, non ci crede più in quella roba lì, non ci crede più, e quindi non va a votare. Allora, mentre quello di centrodestra ha trovato un'altra casa, che è la Lega. Sono andati tutti ad abitare in casa della Lega. Il Movimento 5 Stelle aveva trovato tutto un elettorato arrabbiato, vendicativo, rancoroso, giustamente incazzatissimo, perché aveva promesso: noi faremo pulizia, saremo rigorosissimi, non faremo la TAV, non faremo la TAP e manderemo a casa tutti i corrotti. Dopodiché la TAP si fa, i corrotti stanno lì, e quindi una parte dell'elettorato di 5 Stelle, che non è identitario, non ha un'ideologia di riferimento, capito? Non sono, come dice sempre Di Maio, né di destra né di sinistra, quindi sono tornati un po' a destra, un po' a sinistra, e là ce n'è rimasto qualcuno. Però il grosso problema in questo momento cioè uno dovrebbe fare o un grande, cioè dovrebbe, diciamo, io non ho mai fatto politica attiva in vita mia, però il grande tema che io vedo all'orizzonte, che di cui nessuno si occupa, per esempio, non è per cambiare spartito, ma è per dire, cioè il riscaldamento climatico, i grandi temi procacciarsi l'energia in qualche modo, che sia un'energia sostenibile, cioè le questioni che riguardano, che interessano tantissimo le nuove generazioni in tutto il mondo e che negli altri paesi convergono nei partiti verdi, da noi sono completamente, cioè se siamo al 1° giugno e fa freddo, non è un... Ne preoccupa solo Civati, cioè, capito, da noi, di questa parte. Non è una cosa che dice non ce ne frega niente, perché poi è una cosa che riguarda l'economia. Allora perché non ci può essere in Italia un grande partito che si occupa di questi temi? Perché a nessuno gliene importa assolutamente niente del destino del mondo, del pianeta, del paese e della cittadinanza. Gli importa soltanto del loro interesse. Ma questo personale. È molto italiano, dai, su. No, vabbè, molto su, italiano, dai, siamo però così, è una cosa abbastanza... Dai, allora, senti, facendo... Abbiamo parlato della Lega, abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle, ora ti chiederei del PD, ma in realtà, prendendo a spunto il tuo libro Nella notte, a questo punto ti chiedo, mi fai l'analisi del voto del Partito dei Giusti? Spiego, diciamo, nel romanzo scritto da Concita,
c'è tutta una vicenda politica dove poi ognuno può vedere dei riferimenti a, a fatti realmente c'è accaduti. C'è una notte, comincia con una notte che io e te abbiamo seguito. Se è quella, adesso se poi, è quella, se è quella, quella. Diciamo, assomiglia molto. Assomiglia molto a notti, diciamo, travagliate, 2013, dove si decidevano le sorti, in questo caso, del Presidente della Repubblica, insomma, elezioni importanti, dove c'era un candidato più o meno già eletto, che poi in realtà non è stato eletto. E ci sono quei due partiti principali, sono il Partito dei Giusti e quello delle Vestaglie. E quello delle Vestaglie. Mm-hmm. Ti chiedo di spiegare il Partito delle Vestaglie. Le Vestaglie, le pantofole di raso, no? Cioè, vabbè, non so. Ecco, vabbè, ma il Partito dei Giusti, che diciamo uno andrebbe facilmente a identificare col Partito Democratico. Ecco, come se la sta vivendo questa fase di transizione, dove subito sono riemersi. Adesso, ieri sono andato alla direzione del PD e tutte le domande erano su D'Alema. Cioè nel 2019 tutti quelli che entravano facevano allora, domande su D'Alema, che aveva detto la frase. Un personaggio che assomiglia a un comunista. Allora, tornando a quello che dicevamo, chi ha perso consenso e credibilità è la sinistra, no? L'astensionismo è diventato di sinistra, questo è un cambio storico. Successo questo perché dopo 20 anni di berlusconismo, di Berlusconi o berlusconismo, la sinistra ha avuto l'opportunità di governare. Per ben 3 volte ha governato con Letta, con Renzi e con Gentiloni, ma come dire, no, non ha preso l'abbrivio, diciamo così, non ha preso l'abbrivio, diciamo questo. Quante volte diciamo, ce lo siamo detto, Marco? Diciamo così. Il sistema di potere, per chi, insomma, con Marco ce lo siamo detti tante volte, no? Per chi l'ha osservato, è un sistema occulto, perché nella notte si intitola il libro, perché tutto succede un po' di nascosto, mentre noi siamo qui distratti da, appunto, le nostre polemiche. Maganda Live, giorno. Un programma che va in onda tutti i venerdì. No, noi siamo ogni giorno, tu sei è una specie di leva obbligatoria, sei costretto a dire la tua ogni giorno, se non la dici sei messo nell'infografica fra quelli che non la dicono, no? E quindi corrente, corrente dei e chi non dice niente, allora come mai non dici niente? Forse sei pavido, non hai il coraggio, non sei abbastanza, ecco. In questa situazione quello che succede è che il meccanismo del potere viaggia sotterraneamente, si muove sotterraneamente ed ha delle regole, è proprio un campo di gioco, no? È come un gioco di ruolo, è come Game of Thrones. L'altro giorno i ragazzi mi dicevano: ma perché non si sono fermati tutti dalla battaglia che si fanno gli uni con gli altri, non hanno visto venire il nemico comune e hanno sospeso la guerra è fatto guerra al nemico comune, poi dopo la riprendevano, no? Cioè i ragazzi che fanno i giochi di ruolo conoscono queste strategie. In Spagna c'è un partito politico che si chiama Podemos, che è proprio completamente plasmato su Game of Thrones, no? Funziona così. Da noi non siamo neanche capaci. E lo può votare pure chi non l'ha visto. Anche chi non l'ha visto. Chiedo, che ne so, noi qui non siamo capaci neanche di far funzionare, diciamo così, le regole di questo gioco. Ogni tanto si strappa la tela e tu vedi il meccanismo. Allora io penso che in Italia ci siano stati un paio di momenti. Uno è la mancata elezione di quel famoso Presidente della Repubblica che si doveva eleggere e non si è eletto. Da quel momento fino al grande linciaggio del sindaco di Roma del 2015, che poi è stato assolto, no? Però non ho visto ancora nessuno che abbia chiesto scusa o che abbia detto mi sono sbagliato. Cioè c'è stato, come dire, una grande unanimità. Però non ho sentito dire ci eravamo sbagliati, perché era... Dice, è un marziano. Vabbè, però invece adesso questi non sono marziani? Cioè, diciamo, l'incompetenza è letta come criterio assoluto per essere... per andare al governo è giusto, è un giusto criterio, non lo so, secondo me è tutto un po' fuori fase. Io non capisco perché ci si debba vergognare adesso di essere competenti di qualcosa. Io mi ribello all'idea di vergognarmi di aver studiato qualcosa. Va bene. Cioè, voglio dire, lo dico perché uno deve dire che non ha studiato niente, che non sa fare niente, che ha frequentato l'agrario. Ogni tanto vedo queste biografie, c'è scritto ha frequentato l'istituto agrario. A casa mia aver frequentato non vuol dire averlo finito, no? Cioè, vabbè, hai frequentato l'agrario. Allora, se hai frequentato l'agrario e vivi in una periferia estrema, sei buono per andare al governo. Ma va bene, va benissimo questo. Però non capisco perché debba essere una colpa, al contrario. Cioè, bisogna vedere anche averlo finito l'agrario, certo. Anche averlo finito va bene. Allora, insomma, dicevo, tornavo a dire che ci sono dei momenti in cui è come se la tela che copre questo meccanismo di legno si strappasse e tu vedi l'ingranaggio. E in quel momento, il giorno in cui non fu eletto, la notte in cui non fu eletto il presidente, per un momento si vide qual era l'ingranaggio, si vide come funziona
questo meccanismo del potere, che è massimamente a Roma, funziona di notte, funziona quando tu non te ne accorgi, funziona sul ricatto, cioè io ho potere su di te se so qualcosa di te che tu non vuoi che si sappia, quindi che cosa faccio? Era così allora, è così anche adesso? È sempre così. È sempre così. Funziona così, sempre. Senti, funziona sempre così. L'altra volta, quando sei venuta, noi abbiamo ricordato, non dell'ultima volta che ci eravamo visti, ma di una nostra avventura insieme, brasiliana, in un altro posto dove trame di potere, per carità, volendone parlare a voglia, e ho detto, mannaggia, c'è un video, c'è una foto, l'ho trovato un video, adesso vi faccio vedere come lavora una giornalista, una vera giornalista d'inchiesta. Allora Marco, cos'è questo palazzo? Questo qua lo lasciamo dire a Concita, è... Questo qui era lo studio di Niemeyer. Lo studio di Niemeyer. Palazzo May West. Chi era Niemeyer? Niemeyer. Un grande architetto brasiliano, visionario. Brasile, visionario, queste forme liquide. Noi, tra una capirigna, una capirosca, non mi ricordo, un camarao, incontriamo... Io e te che sapevamo... Noi non sapevamo niente, ignoranza totale, c'erano i mondiali di calcio, lei doveva entrare dentro questo palazzo e intervistare degli... Perché, scusa, era un momento in cui io non potevo più scrivere di politica, cioè diciamo una cosa, che io in questo libro ho scritto tutto quello che non ho potuto scrivere per tanti anni. Stava là, si sfogava in Brasile. Io non ho potuto più scrivere di politica e mi mandavano continuamente a fare delle cose incongrue, il Nobel in Svezia, i mondiali in Brasile. Vabbè, però intervistavi Gilberto Gilca, Edano Veloso. Purché non mi occupassi di politica e quindi io ho detto, vabbè, sono un soldato. Quindi quando non vi potete più occupare di politica, guardate come vi ritrovate, mandate il video dalla regia. In ascensore con me e Marco. Eccoci qua. Con l'ascensore. Tipico ascensore di Niemeyer. Lei sta andando a... deve entrare a casa di qualcuno. Questa è la scala di Niemeyer. Come avete fatto a ritrovarla? Nel telefonino. Ecco l'ascensore di Niemeyer. Questa è il reporter d'assalto. Stiamo salendo. Va a casa di sconosciuti in Brasile. Qua. Bella quest'area però. Ma poi ci apre la porta la signora. Poi ci apre la porta. Siamo entrati a casa di questa signora. Ecco la signora. Esattamente come una mutata, da parte non si è più un nome di come si chiama. No, May West. E così è nata. Un grande incontro, un grande servizio, un grande reportage. Vabbè, ma è una cosa assurda. Questo era lo studio dove Niemeyer lavorava e questa è una casa che aveva progettato lui. Ma la signora non lo sapeva. La signora non lo sapeva, non sapeva neanche chi tu fossi. Ha aperto la porta pensando che fosse una figlia che aveva dimenticato. Concita De Gregorio! A Propaganda Live, grazie. Grazie mille. Pubblicità, tra poco.